Salve ragazzi e bentornati sul canale. Se sei nuovo ti ricordo di iscriverti e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre, se hai dei dubbi o delle perplessità, perché no, scrivi un commento. Fatti sentire. Testa che non parla, si chiama Cucuzza. Oggi sul nostro bancone da lavoro abbiamo un Carter Motore Scooter della Malossi C1. Vedete che bello. Già in un episodio precedente abbiamo trattato la barenatura in camera di manovella. Se siete curiosi di vedere come fare una barenatura e soprattutto come trovare il centro e staffare il pezzo sotto la macchina, vi lascio il link in descrizione sotto per andare a vedere i video che ho già caricato. In questo caso andremo a fare una barenatura nella camicia del cilindro per ospitare un cilindro di dimensioni maggiori. E per fare questa operazione utilizzeremo sempre il nostro tornio D'Amato Macchine Multitech 800 Plus, però in questo caso non utilizzeremo la fresa ma il tornio stesso. Vediamo un attimo il cilindro che andremo a montare in questo caso. Questo è il cilindro che abbiamo a disposizione da montare su questo Carter Motore. Come potete vedere è un Malossi da 52 mm di diametro. Ha uno scarico sdoppiato da traversino e 7 luci di aspirazioni, che ormai è la firma tipica della Malossi. Bene, questo cilindro lo dobbiamo montare in questo Carter Motore. Però ora vi faccio vedere come questo cilindro non riesce a entrare sul Carter, perché ovviamente questo ha un diametro inferiore rispetto al diametro ora maggiorato del cilindro Malossi. Prendiamo un po' di misure. La camicia del cilindro 60 e 30 circa. Noi per sicurezza faremo un foro, penso da 68, mentre il foro originale della Malossi 57. Ok, ora dobbiamo montare questo Carter Motore sul tornio, quindi utilizzeremo la tavola a croce data in dotazione con questo modello che è personalizzato per le nostre esigenze, ce l'hanno realizzato su misura, abbiamo aspettato pure perché appunto non era in produzione, perché da noi trovi solo il meglio, dai. Comunque, tralasciando tutte le chiacchiere, tornando a noi, dobbiamo montare questo Carter Motore sulla macchina. Allora, per montare questo Carter Motore sulla macchina lo dobbiamo centrare sulla macchina, e per centrarlo sulla macchina, come già avete visto in passato, mi sono andato a realizzare un tampone. In questo caso l'ho trovato da una billetta di alluminio che avevo rettificato in passato, e quindi questa è una lavorazione di una macchinetta vecchia che avevo. Oggi c'è lui e fa questo tipo di lavorazione. Questo è tornio cinese, questo è D'Amato Macchine, capito? Cioè, la differenza è abissale. Comunque questo mi dà una misura di 57. Andiamo a vedere, vedete? Cioè, 57. E quindi perché non usarlo? Anche se è brutto esteticamente, va bene. Per realizzare questo tampone vi rimando nel link in descrizione, dove troverete il video come trovare il centro. Ora proviamolo sul Carter, vi faccio vedere. Vedete?
un pochino di gioco, ma ci sta, è giusto che sia così. Però va tutta battuta, ti aiuta molto a trovare il centro. Quindi questo qua si mette sul mandrino del tornio, ok? Montato e centrato questo sul mandrino del tornio, andiamo a montare la tavola a croce. Andremo a staffare il carter in questa posizione, spessorandolo sotto per alzarlo e quindi andare realmente a trovare il nostro centro, grazie a questo spessore che ho spianato e realizzato sempre al tornio. E ha questo doppio diametro che ti dà la possibilità per l'appunto di andarlo a incastrare bene nella sede dello statore. Questo di qua l'ho realizzato da questo di qua. E questo è uno spessore da cui partiremo per ottenere un distanziale di un'altezza che non vi dirò perché non potete sapere tutto. Per eseguire la barenatura, generalmente utilizzo un bareno MT3 che monto proprio nella fresa e con questo bareno riesco a eseguire la barenatura in camera di manovella perché l'altezza del carter motore del componente a lavorare mi consente di lavorare appunto con la fresa e quindi utilizzo questo bareno. In questo caso noi andremo a utilizzare un bareno MT2, che questo è del mio vecchio trapano a colonna che ho un po' lavorato con l'utensile da interno. Questo di qua andrà montato nel mandrino del nostro tornio e grazie a questo mix di componenti riusciremo a barenare questo carter e far sì che questo riesca a entrare con facilità e riesca a scaricare tutta la sua potenza in modo che noi ci possiamo divertire. Dai, andiamo di là che c'è il tornio che ci aspetta.